Buonasera e benvenuti al nostro nuovo appuntamento delle interviste del lunedì sera qua sul canale YouTube di Sinistra Classe Rivoluzione. Questa sera abbiamo con noi il compagno Giuseppe Letizia, un attivista italiano da molti anni in Bolivia e membro della sezione boliviana della Tendenza Marxista Internazionale. Con lui oggi discuteremo della ascesa e del declino di Evo Morales dalla rivoluzione del 2003 al golpe dello scorso autunno e anche dell'impatto della pandemia di coronavirus sulla Bolivia, sul movimento operaio e sulla popolazione del paese. Pensiamo che siano argomenti molto importanti da discutere e da comprendere anche qua in Italia. Quindi, senza altro indugio, ti chiedo subito, Giuseppe, ringraziandoti di essere con noi, qual è stato l'impatto della pandemia del coronavirus, sulle masse boliviane e come si è comportato il governo di transizione dell'Agnes in queste ultime settimane? Ciao Roberto, un saluto a tutti i compagni e le persone che sono all'ascolto. Speriamo, cioè, l'idea mi fa molto piacere essere in questa intervista perché penso che ci siano cose interessanti di quello che si possono capire da quello che è successo in Bolivia e che possono servire per il futuro anche per il movimento operaio italiano, per la gioventù, per tutto quello che sta succedendo nel mondo. Rispetto alla tua prima domanda, noi attualmente, sono i dati di ieri, abbiamo 4.300 contagiati e 172 decessi distribuiti nel paese. L'epicentro del contagio è qui, a Santa Cruz della Sierra, nella parte orientale del paese, dove si concentrano circa 2.700 sul totale dei contagiati. Il primo caso l'abbiamo avuto a metà marzo, per cui si vede che la curva dei contagi è andata avanti a rilento, anche perché immediatamente, 2 giorni dopo, il governo transitorio ha decretato la quarantena, diciamo, il blocco delle attività o più o meno delle libertà di movimento dei cittadini. Il fatto è che il governo transitorio è stato anche obbligato, hanno avuto dei colloqui con la Confindustria locale per stabilire se dovevano o no prendere queste misure estreme. Tu tieni conto che noi abbiamo avuto, ti dicevo, i primi contagi a metà marzo, per cui siamo stati tra gli ultimi paesi ad essere colpiti dalla pandemia. Però c'era la coscienza chiara che il paese non avrebbe retto un urto del tipo di quella che abbiamo qui in America Latina, in Perù, in Cile o peggio ancora in Brasile, che è notizia degli ultimi giorni, è il terzo paese con il maggior numero di contagi al mondo. Questo perché in Bolivia abbiamo 11 milioni di abitanti e su questi 11 milioni di abitanti ci sono 430 posti di terapia intensiva. Di questi il 10% non è equipaggiato, non funziona. Il resto, diciamo, del resto, il 60% sono nelle cliniche private e i restanti che sono nelle strutture pubbliche non c'è una sufficiente presenza di medici. Noi abbiamo meno di un medico ogni 1.000 abitanti, che è una delle percentuali più basse al mondo. Per cui è stata anche una scelta forzata, quella di dover dichiarare la quarantena, perché il sistema sarebbe collassato. Anche adesso, con 2.700 contagi, abbiamo 27 ricoverati in terapia intensiva qui a Santa Cruz della Sierra e già non ci sono posti, perché tieni conto che noi stiamo parlando comunque con le percentuali che ti dicevo di un centinaio di posti di terapia intensiva realmente disponibili in tutto il paese.
C'è un dato di fatto però che la quarantena, abbiamo sui 172 decessi che ci sono, abbiamo due dati rispetto alla diffusione del contagio qui che sono, che dimostrano un po', diciamo, i limiti delle misure prese dal governo. Il primo è che abbiamo una percentuale molto alta di ricoveri e di contagi tra persone tra i 30 e i 50 anni. E questa fascia, che quindi sono lavoratori attivi, rappresenta anche qualcosa come il 36% del totale dei decessi, dei 172 decessi che ci sono nel paese. Questo perché la quarantena è stata dichiarata, però in realtà tutta una serie di attività, anche non essenziali, sono state mantenute aperte, non solo supermercati, una serie di fabbriche e poi tutta l'attività agroindustriale, e non è un caso che questo, che è il Santa Cruz de la Sierra, che è il centro economico del paese, quello dove si svolge la maggior parte delle attività industriali e agricole, è quello che abbia anche il maggior numero di contagi e il maggior numero di contagi anche fuori dalle aree urbane, quindi in centri più piccoli che sono raggiunti poi dal commercio, da tutta l'attività produttiva. Quindi è una situazione che già vede adesso, nonostante i numeri non siano ancora, diciamo, di allarme, già vede una forte pressione sul sistema sanitario, che è uno dei peggiori dell'America Latina e uno dei peggiori al mondo. Beh, quindi pare che questo governo, tanto apprezzato dall'Occidente come un governo finalmente democratico, che si è insediato in Bolivia, non stia proprio facendo così bene. Ma dimmi un po', qual è quindi la situazione politica generale del paese a qualche mese dal colpo di Stato, appunto, sostenuto dall'Occidente e dagli Stati Uniti? Allora, noi siamo in presenza di un governo che è molto debole per una serie di ragioni. La prima è che l'attuale presidentessa transitoria, la presidente Agnes, si trova lì in realtà per caso. Il problema è che dopo la destituzione di Evo il 10 novembre del 2019 c'era la necessità di dare una parvenza democratica a quello che era successo, all'intervento dei militari, in definitiva, che poi è stato determinante per far dimettere Evo Morales e per mandarlo in esilio. Per dare questa parvenza democratica si procedette a una successione costituzionale un poco atipica, nel senso che, siccome c'era una serie di vacanze, di vuoti legislativi nel Senato, alla presidenza del Senato e alla presidenza della Camera, risultò questa, praticamente la prima senatrice disponibile, fu investita con la più alta carica dello Stato che, e giurò davanti al comando militare. Questo è dalla dimensione reale dei fatti. Agnes però adesso è candidata alle elezioni che si sarebbero dovute tenere il 3 maggio e che sono state sospese per la pandemia, si dovrebbero tenere ad agosto, e questo fa sì che non sia neppure rappresentante della totalità del fronte politico e sociale che ha promosso la destituzione di Evo, no? Le dimissioni di Evo. Non rappresenta neppure la totalità della parte dalla quale viene, e ha fatto poi una serie di errori nella gestione della pandemia, che le stanno costando una serie di critiche, l'ultimo persino dalla sua stessa parte politica, dal suo stesso partito che governa qui la regione di Santa Cruz. La settimana scorsa sono stati donati 170 respiratori artificiali, e una protesta dei medici ha dimostrato che questi non erano adatti per la terapia intensiva.
Siamo a 2 mesi dall'inizio della pandemia e continuiamo ad avere due soli laboratori pubblici che funzionano nel paese, quindi siamo il paese in America Latina che ha meno test effettuati sulla popolazione, sul totale della popolazione, mentre ci sono 9 istituti privati specializzati dove i test sono tra i più cari in America. E anche i ricoveri costano un minimo di $2.000 solo per l'ingresso, per essere ricevuti in una clinica privata. Continuano a funzionare tranquillamente, per cui non è un caso che la maggior parte dei recuperati dal coronavirus sono persone che si sono potute ricoverare in una di queste strutture private. Per cui il governo è molto debole, è sempre sull'orlo della crisi politica e in realtà se questa non è esplosa già in modo esplosivo, insomma, scusami la ripetizione, è solo perché non c'è una opposizione capace di affondare il dito nelle contraddizioni del governo che oltretutto perde pezzi settimana dopo settimana con dimissioni di ministri, viceministri, è stato cambiato il ministro della sanità, il ministro delle minerie, il presidente della YPFB, che è l'industria nazionale del petrolio, eccetera, eccetera, solo in queste ultime settimane di pandemia. Non c'è perché il MAS punta tutto sulla questione delle elezioni, sulla possibilità di tornare al potere mediante le elezioni, e la COB, che è la Confederazione Operaia Unica, diciamo, che c'è in Bolivia, sindacale, in pratica sta cercando di aprire tavoli negoziali con questo governo per cercare di difendere posti di lavoro che già si stanno perdendo per effetto della crisi. Questo non vuol dire che questo sia lo stesso punto di vista della classe lavoratrice boliviana, perché abbiamo anche qui una serie di scioperi che si sono dati soprattutto nelle aziende che hanno continuato a lavorare, ma perfino in alcuni settori che non erano sindacalizzati, come i rider, che qui a Santa Cruz hanno organizzato uno sciopero 2 settimane fa contro dei tagli, per chiedere, loro sono lavoratori autonomi, come credo in Italia también, per chiedere di essere assunti in modo stabile dalle imprese che gestiscono questo servizio. Ci sono in questo momento blocchi stradali in perlomeno 7 bastioni del movimento al socialismo nel paese, sono quartieri di El Alto, municipi piccoli di qui di Santa Cruz, di altre zone di Cochabamba, quartieri di Cochabamba, eccetera. Il problema è che siccome non c'è un programma di lotta che permetta a queste persone di avere un'alternativa rispetto al governo, quello che chiedono è lo stesso che chiede il MAS, elezioni subito, senza tener conto dei rischi di contagio che ci sono, e questo li mantiene isolati. C'è inoltre una situazione esplosiva, c'è stato un sondaggio che è stato fatto qualche giorno fa, che diceva che il 40% delle persone, della popolazione boliviana, già non ha più né soldi né viveri per poter mantenersi in quarantena. E per questo il governo ha cominciato a dinamizzare, a flessibilizzare già dalla settimana scorsa, quindi noi abbiamo avuto i primi contagi un mese dopo, ma siamo arrivati alla riapertura delle attività una settimana prima rispetto all'Italia per questa situazione, il che gli causa al governo anche le critiche delle persone che avevano in un primo momento lo avevano sostenuto per la rapidità nel decretare il confinamento, come si dice qua, cioè la quarantena. Per cui è una situazione molto instabile, un governo molto debole. Un processo che vede già
la classe lavoratrice e diversi settori proporsi sulla scena politica, sulla scena sindacale per difendere i posti di lavoro, per difendere le condizioni lavorative, per difendere la vita, insomma, no? Rispetto alle condizioni di lavoro che ci sono qua in Bolivia, ma c'è ancora uno scollamento, una distanza rispetto a quelle che sono le organizzazioni principali della sinistra in Bolivia e che potrebbero, se armate, se la COB in questo momento, per dire in modo chiaro, appoggiandosi su alcune lotte che ci sono nel paese, all'Alto e a Santa Cruz, contro i licenziamenti che già sono in atto per effetto della crisi, se la COB convocasse uno sciopero generale in questo momento che tutte le attività produttive hanno riaperto, il governo cadrebbe perché non avrebbe il sostegno neppure della borghesia, insomma, in questo momento, neppure del resto dei partiti che furono opposizione a Evo Morales. Bene, sulla situazione attuale ci ritorneremo fra poco, però quello che penso sia molto interessante è comprendere come Evo Morales, che era così popolare solo 15 anni fa, quando fu eletto alla carica di presidente della Bolivia, sia caduto in una rovina così totale. E sia stato possibile un colpo di Stato reazionario che si potesse imporre in questa maniera così clamorosa appunto nel novembre del 2019. Cosa è successo alla sinistra boliviana in questi anni? Allora, io capisco che questa è forse una delle questioni che più interessano molti di quelli che hanno seguito le vicende boliviane negli ultimi anni. Credo anche che sia una delle cose, capire un po' come sia stato possibile questo, credo che sia anche una delle cose che serve di più per il futuro. Tu sai che c'è un cambio nelle politiche economiche che viene proposto da vari organismi internazionali. Qui, per esempio, la CEPAL, che è la Commissione Economica per l'America Latina e il Caribe, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, propone di estendere, generalizzare politiche di sussidi. C'è questo famoso articolo che credo che sia stato commentato anche in Italia del Financial Times, che propone, oltre a questo, anche misure di maggiore rigidità nel mercato del lavoro, eccetera. C'è tutta questa cosa che è stata chiamata qui in Bolivia come il socialismo borghese, che si propone nella crisi, e che sono, molte di queste sono misure che sono state adottate durante i 14 anni di governo di Evo Morales, che ne hanno fatto forse una delle esperienze di riformismo più radicale, diciamo, che c'era al mondo durante quel periodo e di quello che ha funzionato meglio. Lo stesso Evo Morales, non appena arrivato in Argentina, nell'esilio in Argentina, ha rilasciato un'intervista nella quale diceva: io non, tutto andava bene, non mi spiego come sia potuto succedere questo. Per capirlo, io credo che dobbiamo tornare un attimo indietro all'ascesa di Evo Morales, che si deve ai movimenti insurrezionali, ai processi rivoluzionari, no? Che ci sono stati nel 2003 e nel 2005 in Bolivia. Rispetto ai quali Evo Morales non era solo, diciamo, è stato la figura che elettoralmente se ne è maggiormente beneficiato, ma il suo rapporto con quei movimenti e con le richieste che venivano da lì è stato dialettico. Io ricordo, per esempio, nel 2003 il MAS organizzò una marcia. Nel 2005, scusami, per chiedere la rinuncia di Mesa, cosa che poi le mobilitazioni nel paese riuscirono a strappare,
E arrivarono le delegazioni con alla testa Evo dei contadini del MAS alla Paz, scesero, marciarono per centinaia di chilometri con un programma che era il programma del MAS in quel momento, che era di chiedere la rinuncia del presidente e un nuovo accordo con le multinazionali che permettesse allo Stato di ricevere il 50% degli introiti per la vendita del gas contro il 30% che proponeva in quel momento Mesa. Io ricordo che ci fu una mobilitazione operaia ai bordi della strada ricevendo questa marcia. Gli operai gridavano né 30 né 50 nazionalizzazione, cioè né 30 né 50 nazionalizzazione. E la marcia fece gli ultimi chilometri fino alla piazza centrale di La Paz, la Plaza San Francisco, dove si tenne il comizio di Evo Morales. E Evo lì, di fronte, diciamo, a questo cambio della sua stessa base, fu obbligato a cambiare il programma del partito, a proporre una nazionalizzazione che poi rimase, è rimasta un po' in parte, perché si è nazionalizzato il gas. Ma le multinazionali continuano a stare qui formalmente come subcontrattiste dello Stato rispetto a questo negozio. Per cui era chiaro fin dall'inizio che Evo Morales poteva mantenersi al potere o per dirlo nei termini dell'esempio che ti ho fatto, o seguendo le aspettative, il programma delle masse o contro queste, diciamo, no? Per farti capire come poi c'è stato un declino della politica di Evo, te lo faccio capire con un paio di esempi, diciamo, che si collegano anche alla realtà che stiamo vivendo. Il primo riguarda giustamente la questione della salute. Il fatto di aver mantenuto le multinazionali nel paese ha significato che quando il prezzo del gas è cominciato a calare, più o meno attorno al 2015, ci sono stati, per mantenere, diciamo, la possibilità di lucro dei profitti delle multinazionali, sono stati fatti dei tagli del 12% ai trasferimenti che vengono fatti alle regioni e ai comuni che devono per legge qui partecipare nelle spese sanitarie nei loro rispettivi territori. Ti lascio immaginare il disastro che questo ha provocato in un sistema sanitario che già era debole, che è quello che ci ritroviamo adesso, e questo ha provocato anche un'ondata di scioperi dei medici, soprattutto quando l'anno scorso Evo, nell'anno delle elezioni, decise finalmente, dopo 14 anni, di proporre una riforma del sistema sanitario, senza però intervenire su due cose: uno, la condizione di lavoro del personale sanitario che qui è precario, completamente precario, perché sono considerati funzionari pubblici e per legge qui possono essere rimossi in qualsiasi momento e devono rinnovare il contratto ogni anno, per cui noi abbiamo municipi qua in Bolivia dove ci sono, in questo momento ci sono medici, infermieri che si ritirano perché dicono che non sono disposti, giustamente, diciamo, a continuare a combattere il coronavirus. I medici e infermieri sono stati tra le prime vittime della pandemia, senza avere una sicurezza di una stabilità nel lavoro. E con la riforma del codice penale che proponeva di stabiliva la responsabilità penale dei medici in caso che qualcosa andasse male, diciamo, in caso di denunce, eccetera, eccetera. Cioè il personale sanitario, infermieri, medici, eccetera, si trovava a essere caricato, sovraccaricato con tutta la responsabilità del disastro del sistema sanitario del paese. Questo provocò una serie di scioperi. Il settore dei lavoratori della salute è stato uno di quelli che più attivamente si è mosso contro Evo Morales l'anno scorso, e i loro scioperi sono stati tra quelli che hanno poi
gli hanno sottratto una serie di consensi. Comunque, qualsiasi cosa si pensi delle elezioni del 2 ottobre dell'anno scorso, resta il fatto che Evo Morales aveva perso qualcosa come il 20% dei propri voti e su un aumento del 10% degli iscritti per votare. Altra cosa, adesso il governo transitorio ha promulgato un decreto nel quale si apre il paese alle coltivazioni OGM. Questo era uno delle battaglie del movimento contadino negli anni 90, quando Monsanto ha cominciato a fare esperimenti qui sulla soia e pretendeva farlo anche sulla patata. Difatti, nella prima redazione della Costituzione che fu fatta dall'Assemblea Costituente qua in Bolivia nel 2008, c'era un articolo che diceva che sono proibite le coltivazioni OGM nel paese. Questo articolo poi, per una serie di accordi fatti sulla testa anche dei costituenti, diciamo in quel momento, con una serie di accordi fatti in Parlamento, non nell'Assemblea Costituente, con la destra, fu semplicemente cancellato e fu sostituito da un altro che dice le coltivazioni OGM saranno regolate per legge. Trovandosi nella condizione di avere meno ricavi lo Stato per la vendita del gas, eccetera, eccetera, a partire dal 2015 e quindi un aumento anche della disoccupazione dovuto al fatto che c'erano meno investimenti pubblici, il governo cominciò, il MAS cominciò a appoggiarsi, a sostenere, a incentivare certi settori della produzione privata come quello agroindustriale, che qui è fondamentale, il terzo dopo idrocarburi e mineria. E fino ad arrivare alla promulgazione di un decreto che ha liberalizzato completamente le coltivazioni OGM di soia nel paese, che è la principale coltivazione. Questo ovviamente è stato fatto non solo passando sulla testa delle lotte contadine alle quali Evo aveva partecipato durante gli anni 90 e che avevano generato l'ambiente che poi lo aveva portato al potere, ma anche intervenendo in modo poliziesco sulle organizzazioni sindacali, dividendole, corrompendole, eccetera, per evitare che ci fossero poi proteste contro questo tipo di misure. E il risultato di tutto questo poi è stato che non c'era né l'entusiasmo, né la forza, diciamo, né la capacità organizzativa di tutta la base del processo, come se lo chiama qui, o del movimento al socialismo, diciamo, no? Per poter far fronte a un movimento aveva caratteristiche di massa, che hanno coinvolto anche settori della classe lavoratrice, diciamo, in diverse zone del paese, e che chiedeva le dimissioni di Evo. Una delle cose che mi ricordo, si è detto anche, l'ho visto commentare anche in Italia, per esempio, che il movimento contro Evo era una manovra imperialista, per esempio, per accaparrare i ricchi giacimenti di litio che ha il paese. Bene, bisogna ricordare, questo sicuramente c'è un elemento di verità in questo, però bisogna ricordare che una delle regioni, uno dei settori che più radicalmente si mobilitò contro Evo era giustamente la regione di Potosì, dove sono questi giacimenti di litio, e che protestava non per chiedere che intervenissero gli americani, ma perché chiedeva l'approvazione di un decreto promulgato da Evo sempre all'inizio del 2019, con il quale il litio era concesso fondamentalmente a una multinazionale tedesca che non lasciava nessun tipo di benefici alla regione più povera del paese, che è la regione di Potosì. Insomma, queste sono un po' le ragioni del declino di Evo Morales in passato. Nel presente c'è questo, diciamo, che le mobilitazioni che sono prodotte dalla base del MAS sono effetto del fatto che c'è in pratica
La gente blocca le strade chiedendo di eliminare la quarantena, che di tornare alla normalità e di votare subito, cosa che l'isola un po' dal resto del paese, che invece chiede sicurezza dalla classe lavoratrice, che chiede sicurezza nel lavoro, stabilità e che non ci siano licenziamenti, eccetera, eccetera, e che il coronavirus venga combattuto in modo efficace, che è tutto il contrario di quello che sta facendo il governo. Ma questo è, da che cosa deriva? Nasce dal fatto che il massa è concentrato sul tema elettorale, c'è una base disperata, per effetto della quarantena, che gli chiede di fare presto. Cioè gli dicono, se elezioni sono, devono essere in modo immediato, perché noi non ce la facciamo più a sostenere questa situazione. Per cui anche adesso c'è una situazione nella quale questi indugi, l'idea di sostenere, diciamo, sostenersi o mantenersi nell'ambito della democrazia borghese, fa sì che il MAS perda forze in vasti settori della popolazione, soprattutto tra la classe lavoratrice e in primo luogo i lavoratori della salute. Ecco, quello che è più significativo, fra le tante cose molto interessanti che hai detto, è come è possibile che sia avvenuto questo distacco tra Evo e il movimento operaio, classicamente i minatori boliviani che in più occasioni assaltavano negli anni 2000, nel primo decennio degli anni 2000, i palazzi del governo, eccetera. E come soprattutto oggi. Qual è la situazione del movimento operaio oggi, e qual è oggi la sua forza effettiva nella Bolivia del 2020? Ecco, questa che direi è una delle questioni fondamentali, diciamo, del dibattito politico oggi. Negli ultimi 14 anni, durante tutta l'epoca del governo di Evo Morales, lo stesso governo di Evo Morales si definiva come governo dei movimenti sociali, perché c'erano teorizzazioni che facevano capo, soprattutto a Álvaro García Linera, il vicepresidente, di Evo, diciamo, teorico che è stato ricevuto con onori spesso anche negli ambienti della sinistra europea e che è molto amico anche di Pablo Iglesias in Spagna, che il governo dei movimenti sociali, il governo delle moltitudini, per dirlo in termini, diciamo, del dibattito che c'era in Italia negli anni 90, nel senso che si era persa per completamente la centralità del movimento operaio, l'idea che la classe operaia fosse fondamentale nella trasformazione sociale di un paese come il nostro. Si giustificava questo dicendo cose che abbiamo ascoltato molte volte nel corso degli ultimi decenni, cioè che la classe operaia numericamente non è più la stessa. Non ha sviluppato, non ha più la stessa coscienza di classe, che è un modo per, soprattutto qui è stato un modo concreto per impedire che i lavoratori pensassero con la testa propria. Anche qui voglio farti un esempio. Nel 2013 il governo, per far fronte, il governo del MAS, per far fronte alla perdita di 9.000 posti di lavoro nell'industria tessile, dovuta al fatto che gli Stati Uniti, per una ritorsione contro l'espulsione del loro ambasciatore, avevano eliminato la Bolivia dalle preferenze doganali, dall'eliminazione dei dazi, che era un incentivo che davano prima per la lotta al narcotraffico. Per cui tutta una serie di produzioni che erano destinate agli Stati Uniti sono crollate e una serie di fabbriche chiusero. Tra queste, la più grande fabbrica tessile del paese, che si chiamava Ametex, e che il governo, su pressione della COBE e dei lavoratori, decise in qualche modo di nazionalizzare. In realtà non fu una nazionalizzazione come possiamo immaginarla. Si costituì una società pubblica che si chiamava Enatex, che assunse tutti i lavoratori di Ametex e che pagava ai proprietari di Ametex l'affitto dei capannoni. Per cui,
una società che nacque già con debiti e dovendo risolvere problemi della produzione, fu gestita in modo burocratico, le vennero meno una serie di mercati come quello del Venezuela con l'inizio della crisi in Venezuela e nonostante il fatto che i lavoratori avessero scioperato varie volte per denunciare come la gestione burocratica dell'azienda stava portando al suo fallimento, l'impresa poi è fallita, l'azienda è fallita e in massa ha licenziato i 900 lavoratori, insomma i 950 lavoratori con le loro famiglie, li ha licenziati in modo anche abbastanza brutale, perché poi è stato inviato la polizia, l'esercito per impedire i picchetti. E sono stati dati ai lavoratori 48 ore per poter ritirare le loro indennità di licenziamento o le perdevano. E quelli che ricevevano ovviamente poi non avrebbero potuto più chiedere niente allo Stato. Ora noi ci troviamo di fronte al fatto che la prima azienda che ha licenziato in modo, ha chiuso i battenti qui in Bolivia, per effetto della crisi attuale, è un'altra fabbrica tessile che si chiama Altifiber, che in quegli anni, per poter far fronte alla perdita delle preferenze doganali con gli Stati Uniti, ha trasferito parte della produzione in Perù e adesso chiude in Bolivia, diciamo per la crisi, e mantiene la sua attività in Perù. La cosa paradossale è che, nonostante questo, questa azienda in Perù esporta, ma il primo destino delle sue esportazioni è la stessa Bolivia, per cui qui lamentano la crisi di mercati, ma in realtà vendono tessuti, importano tessuti dalla loro succursale in Perù. Ovviamente questi lavoratori con quello che è successo con Oniatex, che è stata una ferita profonda, che ha marcato le distanze soprattutto tra gli operai industriali e il governo di Evo Morales, ovviamente i lavoratori non hanno nessuna fiducia rispetto a quello che possono essere le proposte di Evo o le proposte dei candidati del Movimento al Socialismo adesso rispetto alle elezioni. Il peso della classe operaia invece noi l'abbiamo visto completamente in modo evidente in questa crisi, in questi 2 mesi di crisi. I lavoratori della salute sono fondamentali, le loro proteste non solo hanno evidenziato tutta l'inefficienza del governo di Agnes, tutto quello che noi sappiamo rispetto al fatto che in Bolivia abbiamo solo 2 laboratori, rispetto al fatto che il governo non ha effettuato acquisti, diciamo, in equipaggiamento di sicurezza biosanitaria, in equipaggiamento degli ospedali, eccetera, lo dobbiamo agli scioperi, alle proteste dei lavoratori della salute, ma anche le mobilitazioni che ci sono state e che ci sono adesso in varie aziende che si sono mantenute aperte durante il periodo della quarantena e anche in quelle che stanno aprendo i battenti a partire dalla scorsa settimana. Cioè, il fatto, la centralità della classe operaia, la crisi l'ha mostrato in modo evidente, non solo l'importanza rispetto al ciclo produttivo, ma anche l'importanza politica, l'importanza nel determinare, nel evidenziare, nel determinare tutto la cattiva gestione del governo della crisi che ci troviamo di fronte. Ed è molto indicativo il fatto che e questo governo stia cercando di sviluppare tavoli di concertazione con la COB, con la Centrale Operaia Boliviana, perché si rendono conto che ci sono tutta una serie di misure che saranno necessarie per la crisi e che non potranno essere portate avanti senza il consenso del movimento sindacale boliviano. Per cui, un po' la fase durante la quale si discuteva della importanza o meno della classe operaia nel paese, ce la stiamo lasciando alle spalle.
sono i lavoratori quelli che più si collegano in modo immediato con le esigenze di sicurezza della popolazione, sono i lavoratori, le loro denunce, quelle che puntano il dito sull'inefficienza del governo, e sono i lavoratori un pilastro fondamentale per portare avanti qualsiasi politica si voglia portare avanti per rilanciare l'economia del paese. Bene, ecco, davanti a questo nuovo protagonismo della classe lavoratrice, in Bolivia ma non solo, quali dovrebbero essere i suoi compiti, nel momento attuale, nella pandemia e davanti alla devastante crisi economica che, sta colpendo non solo la Bolivia ma tutto il resto dell'America Latina? E, appunto, come vedi la situazione nei prossimi mesi, nel tuo paese e in tutto il continente latinoamericano? Ma per quanto riguarda l'America Latina nel suo complesso, il primo dato che bisogna risaltare è che noi veniamo da un periodo di instabilità sociale e politica in tutta una serie di paesi. Questo è forse il dato che accomuna il Brasile, il Cile, l'Ecuador, l'Argentina, ma anche la Colombia, dove ci sono stati movimenti negli ultimi mesi che erano inaspettati fino a qualche tempo fa. Non c'è un solo governo che non abbia affrontato negli ultimi anni già movimenti con carattere di massa e che non sia completamente screditato, insomma, non sia completamente instabile, appunto, diciamo, non c'è un solo governo solido, diciamo, in America Latina. Questo ovviamente è un fattore importante della situazione, delle prospettive per questo continente. Proprio oggi si parlava di nuovi scioperi in Cile contro Piñera, che è stato uno dei primi a parlare di nuova normalità, per cui in Cile forse è uno dei paesi dove le attività lavorative sono reiniziate prima, e la crisi di Bolsonaro è sotto gli occhi di tutti. Tre ministri della salute nel suo governo in poco meno di un mese e mezzo, e un'esplosione dei contagi che lo porta nel Brasile ad essere il terzo paese per numero di contagi al mondo in questo momento, e il fatto che attualmente il ministro della salute sia un militare, non un civile, non un medico come era stato fatto finora, sono molto indicativi della crisi politica che c'è. Anche lì in Brasile il problema fondamentale è quello della direzione politica. Lula, appena uscito dal carcere a dicembre dell'anno scorso, la prima cosa che ha detto è che il PT non doveva impegnarsi in campagne per le dimissioni di Bolsonaro, ma perché Bolsonaro era stato eletto democraticamente e quindi aveva il diritto di governare per tutto il suo mandato. Ovviamente questo rifiuto a sostenere le punte più avanzate della lotta in questo momento sarà pagato in qualche modo dal PT, anche se potrebbe prevalere, insomma, c'è cioè la necessità del cambio di governo. Questo in qualche modo ti indica quali sono i compiti della classe operaia in Bolivia e un po' in tutto il continente. Noi abbiamo vissuto un ciclo negli ultimi 20 anni, un ciclo appunto, vi dicevo, di riforme sociali, che però adesso si stanno dissolvendo in qualche modo di fronte alla crisi. La CEPAL, l'organizzazione che ti dicevo prima, ha calcolato che la Bolivia potrebbe trovarsi a fine anno con quasi 5 milioni di poveri, e di questi 1,5 milioni, tra 1,5 milioni e 2 milioni in povertà estrema, e questo non solo
per gli effetti sull'economia boliviana della crisi del coronavirus, ma anche per gli effetti a livello internazionale e per la perdita di tutte le rimesse che rappresentano un muro di contenzione per ampie fasce della popolazione per non cadere in situazioni di povertà estrema. I compiti della classe operaia sono quelli che gli aiuterà anche un po' l'evolversi della crisi, scusa. Quindi, in primo luogo, la difesa dei posti di lavoro, la difesa della vita, diciamo, la difesa di condizioni di lavoro che non la espongano a rischi non necessari in difesa per garantire i profitti privati. In qualche modo non si tratta in questo momento, questa è una delle caratteristiche della fase che viviamo, non si tratta in questo momento di stabilire, credo io, dei compiti che la classe operaia debba svolgere, ma di accompagnarla piuttosto in un processo che la troverà a proiettarsi in modo più solido, in modo più a irrompere nella scena politica di tutti i paesi dell'America Latina e che la metterà di fronte al problema che in Bolivia in particolare, più che in Cile, più che in Argentina, più che in Brasile, in Bolivia, in Argentina, in Ecuador, non ha risolto nel corso degli anni, nel corso dei decenni, ed è quello della propria indipendenza politica e quella di una propria organizzazione politica che possa rappresentarla. Si tratta di questo fondamentalmente, e più che parlare di compiti della classe lavoratrice, parlo di compiti per le organizzazioni come la nostra, che devono accompagnare un processo che è già in marcia in tutti i paesi, anche in Bolivia, nonostante il fatto che noi venissimo da una situazione, da un duro colpo e divisioni profonde nel seno della classe operaia che si sono sviluppate lungo le settimane che hanno portato poi alle dimissioni di Evo, anche qui noi stiamo vivendo una serie di mobilitazioni in tutta una serie di fabbriche grandi e piccole, anche in qualche miniera pubblica, privata e persino delle cooperative che normalmente si sono sempre mantenute al margine, diciamo, di questo tipo di mobilitazione. È un processo molecolare che già è in marcia, rispetto al quale sono nostri compiti, nostri di quelli che analizziamo e abbiamo seguito e siamo intervenuti in questi processi trattando di difendere un punto di vista di classe, per cercare di spingere verso queste necessità che la situazione oggettiva poi presenterà in modo no, già non più aggirabile, come quello dell'indipendenza della classe, la sua propria rappresentazione politica, e quella di dotarsi di un programma perché siano i ricchi, la borghesia, le multinazionali, quelli che paghino per gli effetti della loro crisi. Ringraziamo Giuseppe Letizia per questa preziosa intervista, che penso abbia chiarito molti punti oscuri della situazione, in Bolivia. Gli appuntamenti però di Sinistra Classe Rivoluzione, le sue interviste non finiscono qua. Vi diamo appuntamento al prossimo lunedì per un'intervista dal Messico. Rimaniamo sempre in America Latina. Saremo con Arturo Rodriguez, un militante della tendenza marxista internazionale in Messico, che ci parlerà della situazione del governo di AMLO, Andrés Manuel López Obrador, tra la crisi del coronavirus e i tentativi golpisti che lo minacciano. Grazie ancora per essere stati con noi e arrivederci al prossimo lunedì. Buona serata.